già a regime nel 2014 con tutti i 12 mesi a un meno 24, meno 25 rispetto al consolidato 2011, per cui siamo all'interno di questi parametri. È chiaro che però, lo sa bene perché era assessore personale anche il consigliere Sacerdoto, a volte queste dinamiche saltano con due maternità e questo è l'assurdo di tutta la questione, perché ti trovi in difficoltà dal punto di vista della risorsa umana anche soltanto e semplicemente per dover sostituire delle persone per appunto anche sostituzioni o momentanee assenze. Questo è un po' il dramma del bilancio comunale e di queste assurdità dove noi appunto con 45 dipendenti dobbiamo soddisfare le esigenze di 12.000 abitanti e laddove invece con gli stessi parametri abbiamo comuni di 12.000 abitanti dove i dipendenti sono 90, 100, quindi magari il doppio, e i contributi arrivano in funzione di quella pianta organica perché a pioggia e a modo di spesa storica tornano a coprire queste spese. Ahimè, noi per essere stati troppo oculati in passato oggi siamo ancora molto mafiati. Assessore Susanna. Solo due precisazioni rispetto a quello che ha detto il sindaco. Allora, riguardo alla spesa del personale, come avete detto lui, deve essere rispettata una riduzione tendenziale della spesa, anche perché se così non fosse stato il revisore mai avrebbe dato il suo parere positivo. La norma ti obbliga a non aumentare la pianta organica, quindi a non aumentare, nel senso che assumi persone, ma se c'è un turnover relativo alla sostituzione del personale e quindi al ripristino della dotazione organica, questo è possibile, tanto più che in caso contrario, dovendo fare queste due assunzioni, perché a parte che sono state espletate le procedure per la selezione, ma comunque sono degli elementi necessari per la pianta organica del comune, semplicemente a consuntivo 2011 avremo abbassato di 2 euro la spesa del personale, quindi senza provvedere a una riduzione che effettivamente c'è stata di 60.000 euro, in maniera da poter oggi procedere con le assunzioni senza nessun problema e la differenza sarebbe andata a residuo. Per quanto riguarda le preoccupazioni del consigliere Sacerdoto, sicuramente sono condivisibili e sono anche corrette. Il punto è che non condivido l'affermazione, forse buttata là, che i numeri sono stati un po' buttati là. I numeri sono stati studiati con attenzione e tra l'altro quest'anno si è data un'attenzione abbastanza specifica sulle entrate, riducendo dove era possibile ridurle, e qui mi rifaccio anche al ragionamento che è stato fatto prima con il consigliere Capiotto, perché sarebbe stato facile mettere ulteriori obiettivi e aumentare l'IMU di 600.000 euro oppure alimentare ancora di più le sanzioni al codice della strada, come tanti comuni fanno, che noi invece quest'anno abbiamo ridotto, proprio per dare certezza alle entrate, evitare di formulare, di creare quei residui che faceva presente lei, appunto dei residui che poi vengono riscossi solo per il 30%. A tal scopo abbiamo ridotto l'entrata. Quindi i numeri sono stati messi là con una certa attenzione. Condivido comunque le preoccupazioni riguardo al fatto che ci sono delle difficoltà anche dettate dall'incertezza del legislatore. Mi pare che il consigliere Biancon non abbia nulla, il consigliere Carpenedo neanche. Se siete d'accordo, abbiamo dibattuto abbastanza a fondo alcuni temi, quindi si era detto di fare le dichiarazioni di voto unica per tutti i 5 punti, mi pare, no? Sì. Sì, poi. Ah, vabbè, ok, vabbè, nessun problema, nessun problema. Quindi siamo al punto 7, imposta municipale propria IMU, il capogruppo maggioranza da Bonfo fa una dichiarazione unica, perché credo sia molto semplice la sua. Prego. Sì, è una dichiarazione unica. Il bilancio di previsione oggi illustrato dagli assessori si inserisce in un quadro economico-finanziario che tutti ben conosciamo, caratterizzato dalla crisi che colpisce famiglie e imprese, in un contesto di governo ancora instabile e incapace di dare certezze
reddito sociale. Le aliquote IMU non vengono toccate, con considerazione delle continue evoluzioni in materia ed in attesa di indicazioni più precise sull'argomento. Sullo stesso piano vengono poste le possibili entrate da alienazione degli alloggi ATER, al momento al vaglio del Consiglio regionale, mentre si procede all'aggiornamento dei prezzi relativi alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà degli alloggi costruiti nelle aree PEP e all'integrazione del piano delle alienazioni con le citate aree reddituali ubicate lungo la strada provinciale 50. Non sono state apportate variazioni nemmeno alla tradizionale comunale IRPEF, sempre in attesa di sviluppi normativi in merito. Viene confermato il contributo relativo agli edifici di culto, che per quest'anno è quantificato in euro 4.000 a favore della parrocchia in pensione Santa Croce della frazione di Croce. Il bilancio di previsione pone l'attenzione su aspetti che riteniamo prioritari, quali il recupero dell'evasione e la qualità del servizio. Non prevede il ricorso ad ulteriore indebitamento e mantiene il rispetto del patto di stabilità e dei parametri stabiliti dalle norme vigenti, così come confermato dal revisore dei conti, dottoressa Bersani. Per quanto esposto, pertanto, per i punti 7, 8, 9, 10 e 11 dell'ordine del giorno, esprimo a nome del gruppo che rappresento parere favorevole. Grazie. Consigliere Carcanedo. Come lei desidera, se vuole farla su tutto poi non la fa, diciamo man mano che chiamiamo gli altri punti, se invece vuole farla punto per punto come preferisce. Io farei punto per punto, come si è detto. Prego. Prego. Stiamo parlando del punto numero 7, imposta municipale propria. Qui annunciamo astensione. Bene. Il consigliere Biancon. Mi astengo su tutti i 5 punti. Quindi fa una dichiarazione unica per tutti. Ok, consigliere Capiotto. Per quanto riguarda questo punto si astengiamo. Grazie. Quindi bene, passiamo ai voti del punto numero 7. Chi è favorevole per alzata di mano? Chi è contrario? Astenuti? 5 astenuti. Vediamo anche l'immediata eseguibilità della delibera. Per alzata di mano, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Come prima, 5 astenuti, il resto dei presenti è favorevole. Passiamo al punto numero 8. Passiamo al punto numero 8, verifica quantità e qualità aree fabbricate da destinarsi a residenza, attività produttive terziarie. Qui prima bisogna votare l'emendamento che è stato presentato dalla consigliere da Gonfo, quindi prima votiamo questo e dopo si vota la delibera. Quindi chi è favorevole all'emendamento presentato dalla consigliere da Gonfo, prima illustrato, per alzata di mano? Tutti tranne uno. Chi è contrario? Astenuto? Un astenuto, resto tutti presenti votanti. Quindi l'emendamento passa. Il testo quindi della delibera sarà integrato con un punto 1E con l'emendamento presentato. Passiamo quindi in votazione alla delibera, punto numero 8. Chi è favorevole per alzata di mano? Scusate, sto parlando della delibera, punto numero 8. Scusate, avete ragione, c'è una dichiarazione
parlando della delibera 8. Stiamo parlando della delibera 8, sì. Verifica qualità e guardabilità aree fabbricabili. Sì, esatto. Voto favorevole. Voto favorevole, ok. Quindi chi è favorevole per alzata di mano? Contrari? Astenuti? Un astenuto, il resto tutti favorevoli. Credo che sia grandangolo che inquadri tutti. Votiamo. Siamo tutti un po' stanchi. Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Contrari? Un astenuto? Tutti il resto favorevoli. Anche la delibera numero 8 è approvata. Delibera numero 9, programma dei contributi relativi agli edifici di culto ex legge regionale 4488, riparto esercizio finanziario 2013, dichiarazione di voto consigliere Carpenedo. Parere favorevole. Consigliere Capiotto. Sì, parere favorevole. Bene, quindi scusi, voto favorevole. Bene, quindi passiamo alla votazione per alzata di mano. Chi è favorevole? Contrari, astenuti, un astenuto e il resto favorevole. Immediata eseguibilità della stessa delibera. Non serve votare l'immediata eseguibilità della delibera. Scusi Presidente. Mi dica. Il grillino chi è, scusi? Lei si sta riferendo al consigliere Biancone? Mi ha detto via. Quando che parla? Passiamo alle dichiarazioni di voto del punto numero 10, addizionale IRPEF, approvazione aliquota 2013, consigliere Carpenedo. Astensione, consigliere Capiotto. In merito a questo punto, rispetto alle considerazioni fatte dal consigliere Cassarà, il nostro voto è contrario alle ipotesi. Bene, quindi per alzata di mano chi è favorevole? Contrari? Due contrari. Astenuti? Tre astenuti. Punto numero 11, approvazione bilancio di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, relativi allegati. Dichiarazione di voto da parte del consigliere Carpenedo. Allora, per quanto riguarda questa approvazione per la lista Carpenedo, il bilancio si presenta nella previsione con numerosità, numerose dimostrazioni in merito ai vari settori. Tuttavia, leggendo le relazioni, si notano le linee programmatiche ancora ben radicate di un proseguimento di un'attività che è stata avviata tanto tempo fa. E, pertanto, tenuto conto anche delle difficoltà sollevate dal collega Sacerdotto, annuncio astensione. Grazie, consigliere Capiotto. Grazie, punto. Consigliere Capiotto. Per le considerazioni fatte sia per quanto riguarda il piano triennale delle opere pubbliche, per le aliquote IRPEF che ha sollevato il consigliere Cassarà, non possiamo dare approvazione né astensione a questo voto di astensione né di approvazione a questo bilancio, ma il nostro sarà un voto contrario al bilancio che si è presentato. Grazie, quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari, due contrari, astenuti, tre astenuti, due contrari, la delibera passa. Votiamo ora l'immediata eseguibilità della delibera per alzata di mano, favorevoli? La
Contrari? Astenuti? 5 astenuti. Abbiamo terminato i punti all'ordine del giorno. In chiusura del consiglio il sindaco voleva fare una considerazione. Sì, ho aspettato ovviamente il voto finale. Devo ringraziare i consiglieri di opposizione, sacerdoto, Carpenedo e anche Bianconi, che si è spento. Dopo 20 anni di consiglio comunale, dove si approvano le linee guida programmatiche dell'amministrazione, che di solito è un modo così un po' strumentale anche di votare contro i bilanci solo perché si è all'opposizione, apprezzo lo sforzo che hanno ravvisato i consiglieri nel dire capiamo le difficoltà, capiamo che le linee guida da perseguire sono in gran parte anche condivisibili perché ripercorrono anni fatti assieme, e non solo perché si è all'opposizione hanno votato contro, ma si sono astenuti. Questo è segnale di grande capacità politica. Grazie Sindaco, buonanotte.